Buongiorno a tutti, buongiorno. C'è un po' di nuvola, ci regalano un po' di umidità in più. Sulle mani, vediamo qual è l'ordine del giorno. Come ogni mattina, vediamo gli obiettivi, vediamo se li raggiungiamo o meno, eh? C'è l'ordine del giorno, anche voi fare un cast. Figa no, ci sono già io così, bisogna compensarsi, eh? No, finisco sta parte qua sicuro. Quindi aspetta, qua che cos'hai da fare? Cioè, è doppio questo da fare? Devo finire questo, devo tagliare qua, devo fare questa impennata con questo scivolo. Ok, Qua. quindi sarà un po' brigoso questa mattina questo lavoro, E poi poi... dopo andiamo di là. Ah, qua devo No, andare. dai, procedi un Finisco po'. questa parte, devo fare questa pezza di parafango nuovo, questo. Parafango oggi Quindi oggi finirai qua, diciamo, qua, e secondo poi se te. riesco a fare anche questo. Ho già tirato via la guida della guarnizione, questa qua era, perché dopo Facci qua vedere. ci va incastrata la guarnizione. Per fortuna mi è rimasto un pezzo di C dall'anno scorso, di qua che abbiamo fatto il tetto dell'MB100. Guarda, tac, taglio in misura e andiamo a metterlo su. E c'è già della ruggine lì dentro. È uscita. Ormai attacchiamo anche la ruggine sulla ruggine, bravo, bravo. Subito, ferro. Va buone, guaglione. C'è caldo, Anto? No, l'umidità non c'è No, no, caldo. ci fa anche caldo oggi, altro che. Oggi è martedì 18. Domenica è finito il furgone. Davvero? Per me sì. Martedì 18, chi sta seguendo il meteo, lo vedrete questo video un po' più avanti ovviamente, ma vi ricorderete di questo martedì 18 e mercoledì 19 con un caldo esagerato. Dovremmo toccare oggi 41 gradi, io sto già fondendo, mi metto già all'ombra e c'è già il mio, come si chiama, tavolino che mi aspetta per studiare. Esattamente qua, adesso vado a prendere la sedia, vado a prendere la mia bottiglia d'acqua, se no evaporo anche io, c'è già il computer. Sei già intrigato l'Amargo? Ma secondo me l'Amargo sta meglio là di fianco, perché la vuoi mettere qua? Là? C'è il sole, No, poveretto, c'è l'ombra sempre è là. vero. Eh? Ieri stava tanto bene col No, computer. non è vero, è il contrario, perché No, è stupida, sempre... che adesso mette il ramo, proprio ci incastra con la corda. Oh, sai cosa stai, No, Margot? è che lei è da officina, gli piace stare vicino a voi davvero. Si mette sotto il Sono andato furgone. già, aspetta. Ma è per il compleanno di sole. Auguri sole! Va via come un valigia, come l'olio. Sì. Riprendo l'ora? Sì. Sicuro? Ma ci sono quelli? Ma cosa devi comprare? Corri qua. Ah, sono i tappini che ha tolto l'altro giorno. Sì, Sì. sì, sì. Sai quello originale non li trovo. Anche originali. No, più che altro adesso non sai il colore, amore. Dovresti aspettare a vedere il colore quando Vabbè, ma facciamo le normalmente prove, no? tanti colori di questi qua. No, però magari c'è grigio e così. Prendiamo più sul grigio, sta bene grigio, non panna. Lui di guardare beige o marrone. Io Esatto. ce ne sono, di grigio ce ne sono un sacco, beige e marrone ce ne Esatto, sono però pochi. siccome può darsi che scegliamo il grigio per le pannellature, perché non lo sappiamo ancora, Allora il grigio, come mi di grigio? devi attaccarlo, attaccati i mobili, abbiamo preso delle prove che devono arrivare. No, Deve devi essere fare i sulla pelle. pannelli. E allora deve essere dello stesso colore della pelle, figa. No, Oh Figa, sì, ma lui è guarda beige adesso, chiarissimo, ma guarda adesso. Hanno già del male del colore della pelle, contrariamente. Marrone. Non c'è marrone, non ci sono marroni. O neri o beige? Allora falli neri, però c'entra un beige. Metti i Ed è bottoni bello chiari. vedere i cosi beige, I non proprio bottoni chiari. marroni, Adesso no? io voglio che tu provi a mettere quei bottoni chiari sopra il marrone. Cerco marrone, ma secondo me non li trovo. Cioè tu vuoi tappezzare di chiaro il marrone. Eh? Resta va bene. Poi, ma chi è che ti ha dato il potere decisionale? Ma io vorrei sapere chi te l'ha dato. Cos'è compra? Chi te l'ha detto? Te, Henry, quando sei da comprare, devi chiedere a me. Dopo te sai cosa devi fare. Devi dirmi, c'è Nicola che vuole comprare questa cosa, sei Ah, d'accordo? ok, Perché perfetto. dobbiamo raggiungere che decido io, però voglio decidere anche io. Adesso tipo discutavamo, prendevamo uno beige e lo mettevamo sul marrone, ad esempio, che dobbiamo andare a prendere, no? Sì, cioè Facciamo sì, la so prova. che
siate sui solo. L'hai già visto te o no? Per curiosità non sei andato, vero? Che minchia guardi! Non c'è il marrone? Ma che cazzo dici? Devi immaginarti tutta una parete. Per me sono sempre immaginato, per me sta bene. Ho capito, ma perché non mi chiedi? Non lo so, pensavo perché erano. Non lo so. Non lo so. Cioè, adesso loro hanno fatto una scelta del beige sul beige. Cioè, figa, per me sta bene, per te no? Sì, ho capito, questo è beige sul beige. Sì, tipo bottoni, cioè non lo so, tu vuoi mettere il beige sul marrone, cioè, scuro? Ci sarebbero marrone. Un altro marrone, se sarà buono. Però sono AliExpress. Arrivano. Sì, no, infatti, no. Sì. Secondo me quello che è arrivato è un marrone scuro. Esatto. Poi avere dei bottoni che riprendono una moquette davanti, ci sta l'idea. Però non so quanto sia, per me è una cosa che dobbiamo decidere in corso d'opera. Io dopo, visto che arriva il giorno dopo, cioè stanno sullo stesso per far la prova o no? I pannelli quando li rivestiamo. Li teniamo su e guardiamo con già la moquette, dobbiamo andare a prendere anche la moquette. Gli hai detto la novità, Henry? Quello che ti ho detto. Professional. Ciao. Sei contento? Come va, biondo? Male, sono paraffagni che mi stanno facendo perdere tempo. Ma non l'avevi già fatto lì, infatti? Sì. Lo stai rifacendo un'altra volta? Sì. Ti senti stardito ora che lo vuoi fare? No, non devo fare una volta. No, che magari non hai la testa e domani sei più fresco, fai altro. Vuoi far quello? Da allora cos'è che ti ha detto? Niente, che oggi siamo fuori a cena, buono. Sei sicuro? Domani vogliono andare al pappagallo, sì. Quindi. Sì. No, non possono girare così. Sono in multa. Quando? Figa, sono dei fanali. Dove vanno adesso al pappagallo? Anche domani, non possono più muoversi sono dei fanali. La multa la pagano loro, se no. Continuiamo, lo sai tu che ti multano? Gli hai detto che non, non possono girare sotto i fanali, se li ferma la polizia assicurato. Che vince in Russia. Amore, non li fermano secondo te? Scusa, ma anche te? Amore, io ma te penso. Ci puoi girare senza un fanale? Cioè tu gli hai detto va bene girate senza fanale? Di giorno non li accendo neanche. Allora non girate di sera. Dai, no, amore. Ciao, ti rispondo da qua che l'altro telefono è andato a puttane. Niente, le lampadine si cambiano da dentro. È super facile perché non c'è neanche proprio più il coperchio, quindi lì dove ci vanno i piedi, dove uno mette i piedi, c'è subito il fanale lì, la lampadina proprio. Mamma mia, che caldo, ragazzi. Stiamo cercando di risolvere anche i problemi a Lanzarote. Dicevo, stiamo cercando di risolvere i problemi anche a Lanzarote, dove ci sono i ragazzi che hanno il van, che cazzo, quando ti devono capitare tutte le sfighe, non capita mai niente tutto l'anno, cioè capitano tutte, il rubinetto che non va, e la lampadina che si brucia, sapete tutte le stronzatine che però non ci sei tu,
E ovviamente una persona, come vi state dicendo prima, che Nicola dice ma sì, non vi preoccupate per la lampadina, cazzo no. Da regolamento della piattaforma loro non possono andare in giro, ma in generale non è che se prendono una multa, non è che possono andare in giro senza fanali perché non c'hanno voglia. Quindi niente, lo risolvono sì o sì. E quindi niente. Stavo rammentando loro ovviamente le regole della piattaforma e adesso Ale, che si sta appunto occupando del nostro van, andrà in spedizione punitiva. No. Non ci si passa, non è la lampadina. No. Niente. Abbaglia, ma non cambia nulla, però funziona, posizione anabbaglianti perfettamente. Posizioni anabbaglianti non funzionano? No, funzionano posizioni e anabbaglianti. Quindi i fanali vanno. Cambiando la lampadina, adesso la luce di sinistra è completamente morta, ma non è il discorso delle lampadine. È bruciato, non so se vedi qualcosa. No, vedo un cazzo. Non capisco, ha detto che vanno agli abbaglianti. Per me sbaglia perché non si ricorda in italiano. Vuol dire che vanno agli abbaglianti, perché ti diceva anche lui che andavano solo gli abbaglianti. Come grana padano sulla pasta. Cos'hai tolto? Era tutto quel pezzo lì sbriciolante. Mamma mia. Ma cos'è la Margot? Una strada per una scala, amore. Dio buono, Margot. Vieni. Vieni, amore, che c'hanno paura quelli del forno, bisogna stare legati la mattina. 2-3 ore qua all'ombra, eh. Vieni se ti sei intrigata. Vieni. Vieni che facciamo il giro, dai. Con la pelle. Guardiamo com'è. Bella. A me piace. A me anche. Tanto almeno vediamo bene. Sì, sì. Sì, sì. E vabbè, l'abbiamo già pagata un pezzo. È uguale. Ha capito? 10 euro. Quindi. Vabbè. Bello, no? A me piace da morire. Vi faccio vedere che dello... vai dentro in bugadare da mia nonna. Vieni, Ale. Sì, sì, no, ti faccio pure. No, no, è lo stesso del marrone dei mobili. Ah, allora può. Per me, eh. Se non ride i botti. Milk. Milk, sì. No, sembrava più... Sì, dai, guarda. Ci sta, ci sta. Sì, okay. Dai, figa, è impossibile trovarlo uguale, eh. Cioè... No, no, a me piace. Guarda, per me possiamo confermare. Guarda, presa, ecco. Guarda Henry, te sei un po' daltonico, però guarda. Stavo chiedendo, no, c'è buio. Vede nero, figa. Sto male. Cioè, sto male, va bene. Cioè, c'è successo di tutti da ieri, di tutto c'è successo. Dobbiamo decidere allora al tetto come fare. Io devo iniziare a scrivere i costi, le cose da risolvere Henry, poi parliamo del resto. Dopo parliamo del tetto. Vieni Henry. Ah, scusa. Faccio vedere che resistente questa. Quindi questa è buona, diciamo. Buona è una parola grossa, però. Buona è una parola grossa. Sotto c'è del buono, ecco. No, che è ancora grosso la maniera. Il resto è dovuto tutto sbriciolare. Sì. Sbriciolare. Quindi ora che fai? Posso mettere una piastra qua dietro subito, diretta. Mettiamo là. Copyright. Non sei svito a niente.
vorresti urlare, soffocare il cielo, riempire la testa mille volte contro il muro. Allora, io stavo parlando con Palazzi. A Palazzi non gli piace l'idea. Che idea hai avuto? Vedi l'ammortizzatore? Quello là. Vedi come è messo? Cosa vorresti fare? Secondo me sono da cambiare, lui dice di no. Per me sono marcipoggi, come dice Palazzi. Ma basta pulirli. Allora abbiamo detto adesso sentiamo l'F e vediamo pulirli, T-Rex. Cosa vuole fare lei. Bisogna pulirli, body. Fagli vedere bene come sono messi. Ricorre da cambiare questo. Ma per dire che c'è una volta pulisci, cosa c'hanno? Sono nuovi, Nicola, sono nuovi. Poi dimmi una volta pulito e verniciati con il body che bisogna dargli tutto il body qua sotto. Perché? Perché sì, bisogna dare il body nuovo. Ah, perché va, in tutti sì, i furgoni sì. C'è il body sotto. Sì, eh? Non lo sapevo. Dopo una volta che saldi burdighi bisogna dargli il body nuovo. A proposito, c'è uno, perdonami per averti chiamato uno e che non so il tuo nome, mi diceva se è marcio di fianco figuriamoci sotto, fai vedere un attimo come è messo sotto, che io gli ho detto di no perché te l'ho chiesto te e quindi vorrei dare la prova a chi ci segue. Ma che punto, ma questa è ruggine superficiale, non è ruggine da marciume. Fagli vedere, dai 2-3 martellate così si vede bene che sta roba. Facci buona. Fagli vedere Nicola che non dici del frantato, roba buona. Vedete qua, non è marcio. Roba buona ragazzi, roba buona! Che te sei di bambino, che sei il più bello, sei il più bravo. Poi figa, sì. Però non è che tutti hanno la fortuna tua. Sono di bondo. Devi anche apprezzare gli altri che sono più brutti di te. Non mi sei detto che non ti apprezzo. Non mi sei detto che non ti apprezzo. Che so di che ti è brutto. Ma perché mi dite sempre solo due?
Non so, Zeri, che scherzo. Ma perché hai fatto questa cosa così male? È un dato di fatto. Me l'ha sempre detto tutti che sono brutto però affascinante. Oh sì, e niente. Ma sono capito che sono brutto. Perché non vedo? Dai che già mi segno che così quando andiamo all'abrico... Ecco, skill 101. Sì, scusate, dove ve lo segnate? Nella mente? Cosa state misurando a fare senza scriverlo? 56. Quindi 101 per 3 per 2. Scrivilo dietro. Vattene nella matita, amore. Ti ricordi? 59. Ora 56. A me sembrava 51. 56, vabbè, comunque non è che ti interessa. Un pannello intero questo qua, 42 più... 147. È arrivato il carrozziere o carrozzaio, che dir si voglia. Carrozziere meglio. Ok. Allora. Allora, salta una cosa, Adesso è tutto standard, perché poi dopo quando tu verrai a scioccare mi dirai tiriamo su un po' qua, tiriamo giù un po' là, perché è inutile se io brigo burdigo, poi arrivi te e mi dici no figa qua va più in giù, no figa qua va più in su. E allora lo tiriamo su e giù 20 volte. Giusto. Qua secondo me già. Lo puoi già abbassare, si vede che fa molto, è molto accentuato, quindi lì lo puoi già picchiare in dentro che. Quando vieni a stuccare dopo ho detto picchiare dentro e tirare fuori In tempo. È questione di attimi, cioè non è... Come quelli lì dopo la fine del chilo dove fare? E li vorrei tenere. Li rifacciamo allora, finché facciamo l'arancio qui facciamo l'arancio. Io li vorrei tenere. E dopo se mai incarti quelli lì facciamo il bianco. Sì. Non so chi è. Sì. Lo fai dopo bianco o fai prima? Ma io lo farei dopo. Perché? Lì figa lì c'è stagno, Questa qua cosa. No, Ale. La chiudi? Tutte. Quello? Tutte. Anche queste qua? Sì. L'unica è questa qua che non si può chiudere, perché quella di questo pezzo qua che deve venire via adesso. Lo devo tirare via per mettere sul portellone. Io non le toglierei tutte, toglierei solamente queste qua di qua e la di là le terrei. Non lo so di là come sono messe, devo ancora pulirle. Perché ti dico. Però vedi, non ha senso. Si può sempre tenere fino qui come la di là. Ti dico, queste qua tante volte anche se tu le succhi le silicone è la crepina attorno e lato a lato dopo la farà sempre, perché questa qua è una giuntura fatta apposta che per il movimento del coso, quindi il movimento lo fa quello problema. Crepa, quindi non ha tanto senso. Se qua è bella, tanto vale che la tieni. Secondo me occhio e croce starei un po' più abbondantino. No, fa un po' porto via. Il materiale che ci serve. Devo fare anche il trade. Quindi è vero. Faccio un ordine solo. Quello che rimane facciamo le botte del trade. Qua secondo me ci sono dai 2 ai 3 kg di stucco, io ne prenderei 6. Abbiamo dato i punti, vero? Sì, salto questo. E adesso ti manca la piastrina questa qua nel buco e basta. Sì, è difficile. E fatto quello, saldi tutto e per oggi ya sta. Non so che ora.
È caldo, Margottina. Mm-hmm.